raccomando, non facciano brusio. No. Oggi 20 giugno, nuovo appuntamento con il Taormina Film Fest. Ospite della giornata è stata Meg Ryan, l'attrice Meg Ryan, che ha partecipato ad una TAO Class durante la quale ha raccontato le sue esperienze non solo come attrice ma anche il suo nuovo ruolo dietro la macchina da presa, quindi come regia. La giornata è continuata con due grandi attori del cinema italiano. Il primo è sicuramente un attore che piace ormai ai bambini, agli adulti, ai giovani, ai ragazzi, insomma un po' a tutti. Parliamo di Nonno Libero, ovvero Lino Banfi, che durante la TAO Class ha raccontato anche come è nato il suo nome, perché non tutti sanno che Lino Banfi in realtà si chiama Pasquale Zaccaria, ed è stato proprio Totò a dare questo soprannome a Lino Banfi, in quanto Totò diceva che il diminutivo del nome portava bene mentre il diminutivo del cognome portava male. E dato che all'inizio Lino Banfi aveva modificato il suo nome in Lino Zaca, quindi il diminutivo di Pasquale Lino e poi anche il diminutivo del cognome Zaga, ha deciso successivamente, dietro consiglio del grande principe Totò, di modificarlo. E insieme a Lino Banfi, un altro pugliese doc, il regista e anche e soprattutto attore Sergio Rubini, che ha incentrato invece la sua TAO Class sul pugliese oggi. Oggi, col senno del poi, è in una terra che non è la nostra ma è sempre meridione, che è la vostra, io chiedo scusa a Sergio e a tutti gli attori colleghi pugliesi di allora se io ho leggermente storpiato questo nostro idioma, ma avevo pochissime possibilità e pochi minuti a disposizione in una trasmissione che si chiamava Senza Rete e che presentava Alberto Lupo, allora, nel 70-71. Allora io pensai, io in questi 3-4 minuti devo farmi conoscere da tutti gli italiani, e cominciai a esagerare un po' col mio provincialismo, perché lui è di Bari e loro dicono Sciamabari, che è una A, ma è più A che E. Noi della provincia, a Canosa, diciamo Sciamaber, proprio con la E, Sciamomer al mare. Io approfittai di questa cosa, cambiai il cognome a Lupo e lo chiamai Lupolo. Sei Lupolo, buongiorno, facendo questa voce di testa che facevo io. La risata di Banfi che si dava una botta sulla testa e la sera arrivavo coi dolori a casa di testa. Pensavano tutti che era una risata di felicità. La mia era una risata isterica, di rabbia. Voleva dire, sono incazzato perché non ho una lira, ho i debiti, devo pagare questo, devo pagare questo. Il pugliese è inteso quindi come uno stile di vita, perché inizialmente l'essere pugliese aveva un po' penalizzato tutti gli attori pugliesi al di fuori di Banfi, perché Banfi aveva creato una vera e propria macchietta. Tutti sanno che parlando di Banfi viene fuori sempre quella A che diventa E, e quindi molto spesso gli attori sono stati penalizzati, perché così come i registi, perché testi che magari erano un po' drammatici andavano via via scemando proprio a causa di questo linguaggio pugliese. Beh, certamente Banfi, lui lo sa, come dire, dal punto di vista della lingua, per noi pugliesi era un viatico, un qualche modo, un passepartout che ci apriva tutte le porte possibili, ma era anche, come dire, di dove sei, di Bari, di Beri, perché Lino aveva, diciamo così, quindi lui sa che in certi ambienti culturali, anche, lo sa perché ne abbiamo parlato, lui veniva visto con sospetto, perché la maschera, la grandissima maschera di Lino penetrava in tutta la pugliesità. E quindi, diciamo, quando io mi ricordo ho fatto il mio primo film da regista, che era La Stazione, prima della proiezione a Venezia, il protagonista di quel film che io feci con Margherita Buri, il protagonista era un pugliese, era però un pugliese al quale capitava, diciamo, una storia dal risvolto drammatico,
E la preoccupazione mia di Procacci, prima della proiezione a Venezia, era che da pugliesi potessimo essere scambiati per maschere alla Lino Banfi e che quindi il percorso drammatico del personaggio potesse non essere accolto, non potesse non apparire credibile, perché questa lingua in qualche modo non restituiva una certa profondità, una certa credibile drammaticità. Oggi devo dire che invece, ripensando a tutto, diciamo, a tutto il percorso, Lino ha reso la Puglia invece in Italia grande. Lino è il padre in qualche modo di tutti noi. Sicuramente è stata una tau class divertente, perché Banfi, come sua abitudine, ha fatto il mattatore, ma ha anche ricordato che è ambasciatore dell'UNICEF e soprattutto aiuta quindi i bambini dell'Africa da circa 12 anni. In più ha raccontato e ha dato come notizia in anteprima il suo ritorno nella serie Un medico in famiglia, nella fortunata serie Un medico in famiglia, perché ormai sono anni che interpreta il ruolo di nonno Libero e quindi lo rivedremo ancora lì. Il cinema è un po' anche come i sogni. Nei sogni non è ricostruita la geografia, è ricostruito un certo clima, e io amo di più un cinema così, che non sta attento, come dire, ai confini, ma parla un linguaggio più ampio.